Carlucci starebbe facendo il possibile per portare l'ex conduttrice Mediaset nel suo varietà. Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il prossimo sabato 16 ottobre. Stando a quanto spifferato dal settimanale di Vai Donna Milli, Carlucci starebbe facendo il possibile per avere tra i concorrenti Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, come è noto, ha lasciato Mediaset dopo oltre 25 anni ed è in cerca di nuove avventure più stimolanti. Le trattative tra la produzione di Ballando con le Stelle e Alessia Marcuzzi sarebbero già iniziate da qualche giorno. Milli Carlucci vorrebbe a tutti i costi la collega più giovane e renderla al volto di punta della nuova edizione, che è molto attesa tra i fan del programma. Per la Marcuzzi sarebbe un'occasione diversa dal solito. Un modo per farsi conoscere al grande pubblico in una veste del tutto nuova. Non è escluso, inoltre, che Alessia Marcuzzi possa partecipare in qualità di ballerina per una notte. Riuscirà Milli a convincere l'ex volto di tante produzioni di Canale 5 quali Grande Fratello, Isola dei Famosi, Le Iene, Temptation Island, VIP. Al momento l'unico nome certo del cast di Ballando con le Stelle 2021 è quello di Morgan. È stato il diretto interessato ad annunciarlo, ribadendo che in questo momento ha bisogno di lavorare. Secondo un gossip riportato da Dagospia, però, pare che il cantante abbia assicurato la sua presenza solo per 3 puntate. Sarà vero? Intanto sempre il portale di Roberto D'Agostino ha svelato i nomi di altri presunti concorrenti della nuova edizione del programma di Milli Carlucci. Si parla dell'ex calciatore Fabio Galante e del parrucchiere Federico Fashion Style. A quanto pare trattative aperte con Sabrina Salerno, DJ Albertino e Albano Carrisi. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno in pista visto che tempo fa ha partecipato come ballerino per una notte con l'ex moglie Romina Power. Se si dovesse raggiungere un accordo con Albano, cadrebbe il veto presente da anni a Ballando con le Stelle, quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Albano Carrisi è stato infatti nel cast dell'Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Un'esperienza indimenticabile, all'epoca Albano è stato scaricato in diretta TV tramite una telefonata da Loredana Lecciso. Il settimanale nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha invece fatto i nomi di Maddalena Corvaglia, Nietta, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi.